In settimana la Commissione Attività Produttive in Legislativa ha approvato a maggioranza la legge per prevenire il caporalato in Piemonte. Il provvedimento punta alla valorizzazione e al recupero del patrimonio agricolo e incentiva la sistemazione temporanea dei coltivatori stagionali nelle aziende locali. Il Presidente del Consiglio regionale ha ricevuto a Palazzo Lascaris una delegazione del Comitato Difesa dell'Ospedale e dei Servizi Sanitari di Omegna, che gli ha consegnato le prime 9.685 firme per il mantenimento dei servizi del Centro Ortopedico di Quadrante. 40 ragazzi delle scuole superiori piemontesi vincitori del concorso Cultura della legalità e dell'uso responsabile del denaro, indetto dall'Osservatorio Usura del Consiglio regionale, hanno partecipato a un viaggio studio nel Milanese per visitare i beni confiscati all''ndrangheta. Una sessantina di piatti che portano impresse vedute di Torino e del Piemonte sono esposti alla Biblioteca della Regione fino a venerdì 7 ottobre, nella mostra Il Piemonte sui piatti. L'allestimento è curato dal collezionista Piero Gondolo della Riva. Si è tenuto a Palazzo Lascaris, su iniziativa del Comitato dei Diritti Umani, il seminario Scuola e Resistenza alle estremizzazioni religiose, al quale hanno partecipato studenti e docenti per promuovere la prevenzione del terrorismo. È stata inaugurata nel cortile del Rettorato dell'Università di Torino la mostra itinerante promossa dal Consiglio regionale, Gli ex-voto, arte popolare e comportamento devozionale, aperta al pubblico fino al 30 giugno. Al Circolo dei Lettori è stato presentato il volume omonimo che accompagna la mostra. C'è tempo fino al 30 giugno per presentare domanda per i programmi per l'accesso. Associazioni e onlus possono disporre di uno spazio gratuito e autogestito di 5 minuti sulle frequenze regionali della Rai. Informazioni nella sezione dedicata al Corecom sul sito www.crpiemonte.it.